L'attenzione al cittadino delle Fiamme Gialle viene rappresentata plasticamente in occasione della Festa del Corpo. A Pescara il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha organizzato una giornata di festa molto particolare perché rivolta alle esigenze delle persone, alla cura della loro salute. In Piazza Salotto è stata infatti allestita la Cittadella della Prevenzione con un grande gonfiabile che ha ospitato centinaia di persone giunte per sottoporsi a screening gratuiti. Non un caso che il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale delle Fiamme Gialle pescarese, abbia scelto questa data così altamente simbolica in cui accanto al lavoro svolto dalla finanza per garantire la sicurezza economica e finanziaria della comunità è stata sottolineata la vicinanza ai cittadini. Celebriamo i 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza e abbiamo pensato di farlo dando alla città un'opportunità, cioè quella di fare degli screening, delle visite, questo di concerto in partnership con i medici sanitari di Pescara. È una giornata intera a disposizione dei cittadini, proprio con questa cittadella della prevenzione che vedete alle mie spalle. L'occasione è stata utile anche per lanciare un messaggio a promuovere tante giornate con esami, visite a portata di mano e gratuite per dar modo anche al comparto sanitario regionale di avere un supporto concreto nello smaltimento delle liste d'attesa. Stefano Guarracini, primario di cardiologia alla Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Prevenzione cardiovascolare, prevenzione respiratoria e prevenzione dermatologica. Ed è un momento delicato per la sanità perché questi screening si riescono a fare poco, perché la sanità è iperaffollata, il momento è molto delicato e quindi queste giornate andrebbero fatte in maniera ripetitiva e organizzata in modo tale da dare anche un po' di ossigeno alle strutture sanitarie.